una platea di 450 persone per la Bibbia. Succede quando uno dei relatori si chiama Mauro Biglino e si confronta per la prima volta in pubblico con esponenti del mondo cristiano ed ebraico. Biglino è autore di libri discussi basati sull'interpretazione letterale dell'Antico Testamento, che a suo avviso parlerebbe di una creatura in carne ed ossa, un individuo ultratecnologico, un dominatore alieno. Nella Bibbia, per lui, non ci sarebbe un Dio spirituale. Non ho mai trovato nei vari testi che ho letto, insomma, diverse migliaia di pagine, la certezza della conoscenza di Dio. E devo dire che lì Dio proprio non l'ho trovato. Nel senso che addirittura ho trovato l'esatto opposto di ciò che avevo sempre letto su Dio. Con diverse sfumature e diversi punti di vista, gli altri relatori hanno invece ribadito la centralità di Dio nella Bibbia. Il Sefer HaKinuch, che è un testo che raccoglie i vari precetti della Bibbia, ritiene che questa credenza non abbia bisogno di spiegazioni ulteriori. Questo, il fatto che Dio ci sia, perché chi non vi crede nega uno dei principi fondamentali e non fa parte del popolo di Israele. Dal mio punto di vista di teologo ortodosso e di cristiano, io ho trovato l'esistenza di Dio, del nostro Dio Yahweh, che lo chiamiamo Dio, in tanti passi. Noi non abbiamo nulla da dire di Dio e su Dio se non quello che Dio dice a noi. Dove troviamo questa voce di Dio? Nelle scritture. Una delle vie per porre la questione di Dio in modo ragionevole, tra virgolette, è quella di dire appunto che già solo mettersi in domanda è possibile soltanto perché lui l'ha reso possibile, altrimenti da solo il caos non avrebbe creato alcuna domanda. Nulla a che vedere con le teorie di Biglino, che rimandano ad una civiltà extraterrestre entrata in contatto con i nostri antenati, di cui avrebbe persino manipolato il DNA. Le posizioni restano distanti, ma il dialogo con il mondo della fede è iniziato. Non si sa se c'è la vita extraterrestre, quindi la teologia taccia e fa un bel lavoro. Solleva dei problemi dei quali discutiamo da un secolo, per esempio sulla presenza di elementi politeistici. Dice delle cose sull'ebraico che io non condivido, ma proprio non riesco a capire perché bisogna introdurre un'interpretazione fantasiosa. Trovo tante delle sue teorie interessanti. Interessanti da combattere dal punto di vista teologico, interessanti dal punto di vista scientifico di poter approfondire di più.